qua avanti al tribunale perché vogliamo delle risposte, perché in effetti sono state fatte le prove dall'ARPAC, da parte dell'ARPAC, e comunque possiamo sapere sono uscite abbastanza bene, e in effetti è una settimana che il giudice non ci fa sapere se dobbiamo aprire, perché la fabbrica a un certo punto, se non riapre, non può mandare avanti il lavoro, quindi perdiamo le commesse. Ecco. Noi vogliamo che si dia una risposta al più presto. Perché l'azienda ha detto di aver perso già delle commesse, forse il 20%, forse qualcosa di più, e se continua a stare ferma ne perderà ulteriormente, e per cui ha minacciato di ricorrere ai licenziamenti, alla procedura di mobilità. Siamo qui per chiedere ai magistrati di fare in fretta. Noi vogliamo capire se dopo le visite che ha fatto l'ARPAC, dopo i controlli fatti dall'ARPAC, ci sono le possibilità di riprendere l'attività nello stabilimento. Se ci sono, bisogna fare in fretta, altrimenti si rischia di perdere ulteriori commesse e si rischia naturalmente anche di vanificare il percorso di delocalizzazione che comunque è cominciato con l'incontro che abbiamo fatto a Roma e con l'individuazione di un sito. Ecco, lo slogan di oggi è proprio questo: fare presto per cercare di capire se ci sono le possibilità di riprendere l'attività e di fare finalmente questa delocalizzazione. Allora, sta dicendo che se ne vuoi? Come a dare c'è? Ma tu hai una risposta che mi ha dato un poco l'ossigeno che te ne ho. Si aspettiamo, da mezzo. È finito!
pulimmo la frente e risposto, se è sì o no, hanno avuto il cartello al palco. Se erano malamente, allora io vorrei giocare, parlavano tutto qua. Ma non ci siamo proprio per caso erano malamente. Sapete, ma è so buono l'analisi, perciò non esce parata. E se sono buono l'analisi, per quale motivo non ne mettono a fatica sotto da questo? Questo è il mondo. Per quale motivo non la fanno lavorare sotto sequestro? Ecco un altro che è un po' prossigere, è infaticata colpo, ostaggio che non fatica. Ci capiti, Nunzio, però. Questo è il punto fuori. Visto che si parlava chi sta parlando ha scritto 15 euro. Paghi in Duba! Ecco il punto. Cancello, armando bloccando l'autostrada. Perché non gliene frega niente, però. Che ti frega?